accennava Valentina, il nostro tema chiave è stato quello dell'accessibilità, perché venivamo da un corso come Rete dei Musei della Bassa Valmarecchia su come favorire l'accessibilità del patrimonio non solo rispetto al tema delle barriere architettoniche, ma anche provando a immaginare come i nostri patrimoni potessero essere fruiti da tutte le persone, tutti i cittadini. Quindi questo progetto nasce con l'idea di sperimentare alcune azioni. Non è stato un percorso facile, abbiamo a volte dovuto un po' mediare rispetto alle esigenze della scuola, che appunto il liceo artistico si è fatta carico, diciamo, grazie della progettazione con due musei, questa Torre Saracena, che è un museo di conchiglie di Bellareggia Marina, e con il museo di Verucchio. La scuola invece primaria di Caramello ha collaborato con la propria pinacoteca. I ragazzi hanno prima visitato le strutture museali, hanno partecipato ad un incontro tenuto da Elena Rodriguez, direttrice del museo di Verucchio, per riuscire a capire di che cosa parliamo quando parliamo di accessibilità culturale, e poi hanno progettato, nel caso di Bellaria, un'installazione, immaginando che la Torre Saracena, che d'estate viene frequentata da 15.000 turisti, potesse diventare un luogo per raccontare il mare e le conchiglie in un modo diverso rispetto a quanto la collezione stessa fa. Nel caso del Museo di Verucchio sono stati invece riprodotti gli oggetti più vicini al tema del banchetto, quindi in questo caso le classi di scultura e ceramica hanno lavorato per riprodurre il più fedelmente possibile quelli che erano gli oggetti utilizzati dai danubiani, e con questi è stata poi allestita una mostra didattica che tuttora il museo utilizza per raccontare questa parte della propria collezione. Sul Caramello invece, metto qui, vi scorro giusto qualche immagine, perché questi sono stati più piccolini, quelli degli elementari, e se mi passate il commento, forse sono stati quelli che hanno lavorato con più passione, perché il tema del quando si parla di disabilità, il tema è chiaramente vastissimo. Noi ci eravamo dati come obiettivo quello di provare ad immaginare delle azioni che potessero facilitare chi ha una disabilità a livello visivo nel godere dei nostri patrimoni. Mi dicevo, non è andata bene in tutti i musei, perché ad esempio parte della nostra installazione a Bellaregia Marina è stato un video, che quindi, diciamo, ne hanno beneficiato i 15.000 turisti passati, forse non è riuscito a interrogarsi rispetto al tema di come in questo caso l'immagine potesse non aiutare una persona non vedente a cogliere le peculiarità di una collezione. Invece i bambini di Caramello hanno esplorato il tema tattile. E che cosa hanno fatto? Prima si sono chiesti come si fa a sentire il mondo e a rappresentarlo, e quindi con una tecnica antichissima che tutti voi sicuramente conoscete, quella del frottabige, i bambini sono andati in giro per Caramello cercando di capire che texture avessero le superfici delle cose. Dopodiché siamo andati in pinacoteca e i bambini hanno scelto dei dettagli dai quadri di questo pittore, andando proprio sulla base del loro proprio piacere. Non avevano nessun'altra consegna se non del andare a vedere nei dettagli di un quadro che cosa poteva essere più apprezzato ai loro occhi. I bambini hanno ridisegnato questi dettagli, che sono stati poi riprodotti su delle tavolette in rilievo. In questo caso qua vedete i quattro esempi che ci hanno aiutato a far capire loro come, riproducendo una texture in rilievo, quella texture poi viene letta anche dalle dita. E c'è stata poi una cerimonia finale molto carina, dove i bambini hanno ufficialmente consegnato le tavolette alla pinacoteca, rimpiangendo di doversene separare per un percorso di mediazione su un uso comune. Mentre invece appunto Verucchio ha lavorato con una mostra per studenti e Bellaria